le parole del Vangelo che abbiamo appena sentito sono state commentate molto bene dal Papa Francesco, abbiamo visto nel video. Che cosa significa questo siano misericordiosi? Le varie sanctificazioni che sono state date dal Papa Francesco erano delle ottime concretizzazioni che interpellano certo tutti noi. Stiamoci facendo insieme una veglia missionaria unita ai catechisti. Proviamo a chiederci perché mettere assieme catechisti e veglia missionaria. Una risposta superficiale potrebbe essere così, facciamo un numero. E credo che sarebbe davvero troppo superficiale. Cioè non ci direbbe esattamente quello che vogliamo vivere in questo momento di vita cristiana nostra. Perché? Beh, la prima risposta è questa: perché essere catechisti è partecipare alla missione della Chiesa. Ho detto alla missione della Chiesa. Che è quella di annunciare il Vangelo. Andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo ad ogni creatura. Quindi non solo ai piccoli, non solo in terra di missione, a tutti. Abbiamo bisogno che il Vangelo venga annunciato a noi, noi che siamo qui. Perché non pensiamo ad averne bisogno? Pensiamo che dobbiamo annunciare l'altro, ma noi non dobbiamo essere evangelizzati. Quindi, proviamo a chiederci, ma chi è il cristiano? O meglio, chi sono io come cristiano? Perché tutto parte da lì, carissimo. Tutto parte da chi io sono. Non solo per un cristiano. La risposta è: io sono chiamato alla vita, perché la vita non ce la siamo data. Ci è stata data gratuitamente, non abbiamo chiesto di vivere. Ci è stata donata. Siamo stati chiamati. Da chi? Dei genitori. Sono dei genitori, o da colui che è l'amante che ci ama prima ancora che noi cominciassimo a vivere nel Signore. Da colui che è l'amante, chiamante, chiamato. Dite. Eravamo buoni? Non esiste male. Amati con la estrema gratuità, come l'amore di Dio. Chi
ha rischiato la nostra libertà. Sì, perché già ci ha dato una persona libera. Ma libera non posso dimenticare, però, se non per lei cosa stesse che sono madre. Quando perdiamo questo, perdiamo la libertà. Ma liberi per che cosa? Si può essere liberi se non si risponde a colui che ci ha amato. E ce l'ha tutto. Non c'è libertà. C'è solo lui. C'è il perdere fondamento di quello che noi siamo. Perdere la propria identità. È come uno che non sa più da dove viene, da dove è venuto. Quindi siamo dei chiamati. La nostra vita ci è stata donata. Ma basta per dire chi sono? No, non basta. Non basta perché non basta sapere da dove vengo. Non basta sapere chi sono. Ma che faccio con quello che sono? Che faccio? Come vivo? E qui invece si parla della missione. E questo vale per tutti. La nostra vita ha senso soltanto se nella nostra libertà lo usiamo in consonanza con quello che abbiamo ricevuto, il fatto che siamo dono. E quindi dobbiamo donare. È qui che scaturisce la missione. Il che vuol dire? E da cristiani non dobbiamo pensare che la missione sia per qualcuno, è per i catechisti, è per i missionari che vanno in Africa, in Asia, in Cina e così via. No. Cioè, la missione nasce dalla gioia di essere cristiano, non dalla musoleria cristiana che si lamenta dalla mattina alla sera. Non c'è missione. Ma se tu non sei contento di essere cristiano, che cosa vai ad annunciare? Che cosa? Se tu ti lamenti dalla mattina alla sera, perché questo, perché quell'altro, perché quell'altro, che cosa vai ad annunciare? Che cosa? Chi è che vuole che ascoltare? Uno che si sente davvero amato, uno che vive nella gioia, che vive contento, non ho detto che non ha difficoltà, questo è un'illusione, ma che vive nella gioia, che cosa vive nella gioia? La missione non nasce dalla gioia di sentirsi amati dal Signore, di aver sperimentato questo amore del Signore e quindi